recordman di maratona e mezza maratona italiano, Elio Fanier Gebriwet. E con il numero uno vincitore della 5 mulini dell'anno scorso e grande star dei 3000 siepi keniano, abbiamo Leona Kipkemoi Bet. Abbiamo dunque conosciuto anche nel dettaglio i protagonisti principali, gli attesi protagonisti principali, poi naturalmente vedremo se ci saranno delle sorprese nel corso della gara. E adesso gli attesi sono posizionati alla linea di partenza, pronti a prendere il via di una gara che tra circa 30 minuti, forse anche qualcosa meno, chissà, si farà conoscere il vincitore di questa 89esima edizione della 5 mulini, il cross per eccellenza. E adesso vedremo subito chi si assume la responsabilità di fare il ritmo, ed è Oscar Celimo, uomo che quest'anno si è già imposta nella Bo Classic, o meglio, l'anno scorso si è imposto nella Bo Classic. Insieme a lui c'è il keniano Leonard Kipkemoi Bet. Celimo che gareggia per il Club Alperia 96. Gruppo che si addentra nell'Aia, una delle tante attraversate dai corridori della 5 mulini, e poi si comincia a scorrazzare per i prati, sempre con Kibet, Samuel Kibet, uno dei più giovani in gara, classe 2001, di fatto è il primo anno senior, il ragazzo ugandese. Gruppo che comincia a setacciarsi. Qui ritroviamo il drappello di testa ancora piuttosto compatto nei primi due minuti di gara. Prima, che dire, adesso stiamo attendendo di vedere i primi passaggi. E tre chi davanti a Pet, a Splangata e a Melac. Bene, sì, qui anche Francesco Agostini, il ragazzo dell'Atletica Casale Innocento. Bene, Marwan Razine. Alle sue spalle c'è Mokhtar Idriss, due volte vincitore qui alla 5 mulini e due volte campione del mondo delle 5.000. Ci avviciniamo al primo chilometro di gara, quindi alla prima metà del giro. Si è ispirato. Io adesso non a parte. Classe 97 Agostini. Kibet, Bet, Kiplangat, Melac, Agostini. Io ho sforato 90. Quindi è facile un abbinamento momento di testa. Il logo della 5 mulini lascia un paio di metri direttamente in seconda posizione. Ecco Fabrizio, poi loro palle Melac. E molti vedono addirittura come il possibile favorito di questa gara. Aspettiamo di vedere dove verrà posizionato e soprattutto quale sarà l'ispirazione dell'artista. Grazie, lo porta in seconda posizione. Affiancando Pet. Non
Gruppo che si sta avvicinando al primo passaggio al Mulino Meraviglia, sempre con Kibet a tirare la fila, risale anche Eyob Faniel, primatista italiano sia della mezza maratona che della maratona, che proverà a salire sul podio, un podio che entra gli azzurri, manca dal... Quindi dobbiamo solo aspettare a questo punto il risultato di Stefano Baldini. Vedo il nostro Marco che sta già seguendo la gara, vedremo anche se riusciamo a beccare qualche passaggio ai mulini. Magari qualche passaggio ai mulini, come dicevamo, se è possibile, Marco, impostazione ai mulini per verificare... Sì, al Mulino Meraviglia. Gli dice che chi prima... Con un cambio al comando adesso è Beppe davanti a chi Beppe, ma sostanzialmente sono tutti lì. Tutti in fila indiana, una ventina di atleti compongono ancora il drappello di testa. C'è anche Chiappinelli in buona posizione, c'è anche Samuele Gini, c'è anche Italo Quattola. E adesso ha ritrovato il comando Tibet, davanti a Bet, a Melac, a Kiplangat, a Idris, a Faniel e a Chiappinelli. Domenica delle Palme, nel pallone. E tra poco avremo il primo passaggio sulla linea del traguardo, saremo esattamente a un quinto di gara. Tra gli azzurri Marwan Razzini è quello meglio piazzato, alle sue spalle e Jovic Pianella, a Faniel, al suo fianco Jovic Chiappinelli. Primo passaggio, torno ai 6 minuti e 25 secondi di gara, anche qualcosa meno per un gruppo ancora piuttosto compatto. Adesso invece seguono un ritmo diverso, fanno una gara differente. Si completa dunque il primo dei 5 che si segue nelle condizioni di testa, semplicemente un gruppo che continua ad essere compatto. Primo tra gli attaccati è Nadir Cavani, la critica Valle Brembano, sulle spalle c'è Samuele Dini, Clemente Divorgenti, un altro Lorenzo. Alla pura che qui non è impossibile. Sotto l'albero della Energy. Arco della Energy. Era lì Paolo. Idris, in caso di successo, raggiungerebbe Marco non ci sente. La zona di la prima di tutta Paglietta. Avete si è imposto 4 volte mentre tra le ragazze, tra le donne, hai cambiato la quella conferenza di leggendaria con l'ultimo appello. Great Anderson Spike con 6 successi. Molto bene anche il titolo 4 vado lì e posso andare anche là, io guardo. In un gruppetto dove sempre deve rimanere agganciato anche Faniel con Agostini, con Maestri, mentre adesso è Kiplangat, Osea Kiplangat, che ha preso nettamente il comando delle operazioni insieme a Bet, mentre Kibet adesso è scivolato in quarta posizione.
tu, se vuoi dire, dopo ti fai la scarica di CRS cazzo fai, non viene a fare CRS dove era quella valotta io sto stendendo un sacco di cielo che adesso non un paio d'ore posizioni che non puntano sempre Bet su Melacca. Ripeto, adesso è scivolato in quarta posizione, molto bene ancora Melacca, poi i Drift, e adesso risalgono Bianchinelli e Paniella con Rasine alle loro spalle, i sinistri degli azzurri. Però il ritmo sembra sul base, ci stiamo avvicinando al secondo passaggio ai mulini. E adesso nettamente si amplia lo scarto tra il gruppo di testa e gli inseguitori, con Petra sempre molto generoso, risale bene anche Italo Quazzola che prova a agganciarsi a non perdere terreno dal gruppo di testa. Due spalle maestri, poi Agostini, poi Paolini, distante più e Lepini. Qui sta guardando la gara sul telefonino. Vedremo se si seleziona il gruppo al secondo passaggio al Mulino Meraviglia con Menac. Adesso più lentamente davanti il Brett Melacca, che ovviamente è anche il primo poi ad uscire dal mulino. Guardate gli 11 minuti di gara. Sempre Chiedi e Pioppia, ma c'è anche Cancio Gatta, primo degli azzurri è sempre Giorgi Chiappinelli, poi Daniel, poi Rasine, poi Quazzola, poi Maestri, poi Agostini, poi Parolini e quindi Samuele Dini. Adesso la mette giù dura Bet. Attenzione, comincia a farsi vedere anche Oscar Cedimo, vincitore della Boom Classic. Il passaggio al secondo giro con Eliodo Paniella che qualche metro di ritardo al gruppo di testa, poi c'è Rasine, poi c'è Quattora, gruppo degli azzurri. Mentre continua la bella gara di Yogi Chiappinetti, che saltamente il gruppo di testa, adesso ha anche superato Cedimo, non è distante dal gruppo di testa neppure Yogi Paniella, leggermente più tardati Rasine e Quattola. Ci sono Maestri, Agostini, Parolini e Samuele Pini. E adesso resta nel 6 con gli occhi Chiappinelli che non sentiamo la posizione, prova a non perdere contatto dal gruppo di testa quando ci avviciniamo sostanzialmente a metà gara.
posizioni di pit. Di gara, diciamo l'andatura è proprio delle velocissime degli altri anni, però diciamo che dove sembrano rimanere in sei tutti gli atleti degli altipiani con Cerimo che adesso direttamente sta a vedere primo anno della gara senior Cerimo Pet Melac, primo anno alla categoria senior ovviamente, mentre adesso Kibet è scivolato in sesta posizione, ancora più lento il vantaggio su Yogi Piattinelli. Cominciano a staccarsi i vagoncini dal gruppo di testa, fatica a seguire il ritmo di questa. Sembra molto bella invece l'azione di Melacca in terza posizione, Sorghione e Tris in quinta. Migliore a cambio di ritmo di Oscar Cinico. E adesso qui sembra davvero in difficoltà Kibet, più staccato è Chiappinelli, che in questo momento è il primo degli azzurri, seguito da poco distanza da Faniel, poi c'è Rasile e poi c'è Italo Quazzola in quarta posizione nella gara di azzurri. Adesso Kibet sembra nettamente in difficoltà a seguire il ritmo quando ci avviciniamo alla passaggio al Mulino Meraviglia, qui Chiappinelli e Faniel. Faniel che potrebbe avere scarpe doppio date. Certo, è singolare. È vero che terreno secco, ma è anche vero che un minimo di chiodatura non farebbe male. Ecco, questo è l'unico tratto invece dove i chiodi possono fare dei problemi, ma solo all'interno del mulino. Restano in 5 e forse anche meno, perché il Drista fa la difficoltà a seguire il ritmo scandito da Cerimo all'uscita dei mulini. Drista, Melac, Pet e Plangat, con il Drista che è qui indietro, formidabile il ritmo di Cerimo. Kibet oramai è staccato, si sta forse irrimediabilmente, ma anche Dries adesso a fare in difficoltà a seguire i terribili strappi di Cerimo, poi Melac, poi Pet, e poi in difficoltà di Plangat mentre transitano in 17:48. Vediamo il sentiamo gli azzurri con Chiappinelli. Attenzione, non c'è più Faniel, c'è Chiappinelli, poi c'è Rasine e poi c'è Titolo Quattona mentre è andato fermato e Iova Faniel. Poi Parolini, Maestri, Agostini. Quindi transita anche Samuele Dini, che inizia anche lui il quarto giro. Adesso
5 sono gli atleti davanti. Questo è il gruppo di testa con Becca, che è l'Anga, che è triste, che sembra che si è ripresa, adesso Cimino si è ricordato di tutto dal gruppo dopo le sparate. Mi sentite? Nel tiro precedente. Sì. Kenya, Etiopia, Uganda, Etiopia, ancora Uganda. E poi c'è ancora il Kenya per la terza posizione, quella di Tibet, che però... Abbiamo recuperato anche Marco, Fabrizio, facciamo parlare le novità. Credo che si perde i primi. Dovrei essere ritornato ai vostri ragazzi, insomma. E adesso dai primi sembra avere difficoltà a rimanere insieme. Aggiungiamo cosa, Fabrizio, che ha provocato la selezione più netta. Si è dimostrato un'ottima pronuncia, anche difficile. Arrivano i primi doppiaggi. 20 minuti di gara si sono le prime posizioni. Purtroppo, insomma, è stato scontato che i stranieri facessero un po', come dire, ecco i Pet, tornato davanti, lo segue il Kiplangat. Rilassato tutti la centrale di Alacchia, che è seguito dal connazionale Gris, che lo ripetiamo era preso dal pubblico di Chetanco, solo per la 5.000 mentre sembrava effettivamente in difficoltà anche a un gruppo che era generato con il traffico nel tiro precedente. Intanto che Ben prova a rimanere vicino ai primi, forse adesso torneggiano lentamente tutto per favorirlo. Ma adesso è dritta, il rallentamento lo manda in archivio e attacca sulle salitelle che portano i mulini. Ecco gli etiopi, è dritta e Melacca. E adesso attenzione perché si parla ancora una quarta volta di mulini con Melacca, come si era vista, era quello più brillante. Con il 5 con Cimo che però sembra in difficoltà a rimanere con i primi, tra poco l'uscita dai mulini, eccoli qua, sempre Melac, che adesso sembra aver decisamente preso l'iniziativa con Cedimo che ha staccato un po' con Velasco, come si dice il ciclismo. Torna avanti Best, mentre torna a farsi sentire il vento, attenzione perché siamo vicini al quarto e penultimo passaggio. Ecco gli atleti, con Best che è la bandierina keniana nel gruppetto di testa. 23:30, Best, Kiplangat, Melacca e Cedimo. Con questo si vede il traguardo, più votati tra i nostri appassionati sono Melacca e Idris, grande Etiopia. Ecco intanto il passaggio di Yogi Chiappinelli, attualmente settimo, primo degli azzurri.
poi c'è Rosina, mentre Quazzola è il terzo degli azzurri, il piemontese Quazzola, e poi il duo formato da Maestri e da Parolini, che hanno staccato più direttamente Agostini, che fino a poco fa era con loro. Adesso dovrebbe presentare anche Samuele Dini, eccolo, il rappresentante delle Fiamme Gialle, allenato dal Team Olimpico di Atene, Stefano Baldini. Ecco il passaggio di Samuele Dini, che sono gli ultimi 2 chilometri di gara. Adesso andiamo a vedere cosa accade davanti, con il numero di 5. Eccoli! Spencer, Melac, Tiderista, Tiplangato, Uccellino che, tirando fuori il tentino, riesce a rimanere più o meno attaccato ai primi, anche se adesso accusa un paio di metri di ritardo. Torna sotto Cedino, l'impressione che tra poco dovrà venire l'attacco di due etiopi, Idrissa e Melac. E ha in qualche modo Melac e Idrissa sono i due atleti che hanno tirato bene in questa gara. Ha attaccato la Belper, di Plangati a Cedino, il compito di fare il ritmo. Classe 94 di Inter, classe 99 di Melac, classe 2000 Belper, classe 2001 Cedino. E classe 2000 anche di Plangata. E adesso sarà importantissimo, cominciamo a aumentare il resto sul numero meraviglia, attenzione a mezzo, lo controlla Melac, poi è di Plangata, sembrando brillante Melac, questo è un attacco di Melac. Bellissima sfida tra Belper e Melac. È un vero sprint per il